io ci credo molto in questo film, perché comunque è una bellissima storia d'amore. È fondamentalmente una storia d'amore, ma estrema, bella, molto intensa. Che Dio ti perdoni. Omar è un anziano mercante di stoffe, è un anziano mercante di stoffe che ormai è quasi inattivo e non fa più affari, non vende più, fino a che non arriva Alessandro che insomma lo convince a riprendere l'attività. Il suo interesse è principalmente quello di vedere suo figlio laureato in economia e passa il tempo a insegnare a leggere il Corano ai bambini. Un personaggio tutto sommato un po' rassegnato. راجل سي قلبه عليك ايش اخمي علي ايش ابن اخوي علي è il nipote di Omar, interpretato da Antonio Campobasso. Ali sarebbe, diciamo, io lo chiamerei intermediario fra Sebastiano Somma, questo uomo italiano che viene a trovare a cercare le stoffe in Marocco. E Ali è un personaggio molto, diciamo, in tutto questo film, un po', diciamo, molto serio, è un personaggio molto simpatico, è molto sensibile e soprattutto un amico sincero di Sebastiano Somma, che interpreta il personaggio principale di questo film. In Marocco diciamo che le tempeste dell'anima sono peggiori delle tempeste di sabbia. Sembra che non ci sta, però ci sta sempre, perché osserva molto le situazioni che succedono in questo film, insomma. Questo è Ali, per me. Forza, lì siamo pronti. Andiamo. Aisha è la migliore amica di Najiba, interpretata da Emanuela Garuccio. Aisha è la sua confidente, l'amica del cuore, quella che gli racconta un po' tutti i suoi problemi, i suoi dubbi sul suo futuro, sul suo presente, per quanto riguarda la sua storia d'amore con Alessandro. Aisha cerca in qualche modo di accompagnarla in questa storia. Ovviamente in modo ridotto, perché lo spazio tra di loro concesso è poco, perché nel mondo arabo, insomma, è tutto avviene in segreto, e giustamente questo nel film traspare, la segretezza dei rapporti tra le donne. Avevo 8 anni quando fui promessa a Mohammed. Il mercante di stoffe è un film attuale. Come donna sono messa a confronto con una donna musulmana e sicuramente non ho un conflitto con questa donna. Silvia, è lei che fa delle domande a Najiba, vuole conoscerla indipendentemente come strategia di moglie, vuole conoscere veramente quest'altro mondo. È un personaggio senza pregiudizi e si basa sulla tolleranza. Penso che questo sia il messaggio più grande che Silvia possa dare alle altre donne. Io non andrò via di qui senza di lei. La ma pedici! C'è da dire che questo personaggio appunto attraversa molti momenti difficili perché si trova privato della sua libertà. E in questo senso questo film rappresenta una denuncia verso la libertà della donna che non vuole per forza essere riferita a un mondo e a una cultura, ma diciamo si riferisce a tutte le situazioni in cui la donna è privata della sua libertà. No! Najiba! Il contributo che può dare il mercante nel panorama attuale, credo che è quello che se ci fosse più comprensione, più tolleranza, le cose potrebbero sicuramente migliorare. Cosa volete? Lasciate! Questo film lo devono vedere quelli che credono nell'amore, quelli che non credono nelle diversità, quelli
che vogliono vedere un'ambientazione spettacolare, quelli che amano il cinema tradizionale, e perché no, quelli che vogliono vedere anche degli attori capaci. Nasceva,